Ciao a tutti ragazzi, bentornati a un nuovo episodio dell'Elde Enciclopedia. Questa volta parliamo degli status negativi. In Elden Ring, tra i danni più forti che si possono fare ai nemici in PvP e ai nemici in PvE, soprattutto ai boss, sono i danni derivanti da status negativi, come per esempio il sanguinamento, l'avvelenamento, la marcescenza scarlatta e l'assideramento. Allora, per fare questi danni abbiamo bisogno di armi un po' particolari e io ve ne ho preparata qualcuna. Allora, le armi che ho preparato per questa dimostrazione sono la spada di Santa Trina, che causa sonno 66, poi la flamberga avvelenata, che causa avvelenamento e sanguinamento. Sanguinamento ce l'ha di base, l'avvelenamento gliel'ho messo con la cenere di guerra 81 e 50. Il martello da guerra putrido avvelenato causa avvelenamento, che gli ho messo io, e marcescenza. La marcescenza è come un avvelenamento ma più pesante, quindi qui mi aspetto tanti danni nel tempo, velocemente. E la frusta petalo di Oslo folgorante, che causa sanguinamento ed è buffata a fulmine, quindi dovrebbe anche colpire, diciamo, con i fulmini, ok? Allora, vediamo come funzionano. Intanto una cosa di cui parlare sono gli uccellacci maledetti e tutti gli esseri volanti, che in questo gioco sanno essere molto fastidiosi. Sono tutti deboli alle magie di gravità. Ci sono delle armi che hanno delle weapon art che fanno dei crampi gravitazionali e attraggono verso di loro, verso il giocatore, tutti i nemici. Ecco, quelli sono utili da utilizzare contro i volatili, perché i volatili sanno essere veramente fastidiosi. Io con lui, cioè con questo martello, ho echi di tempesta, vediamo se funziona bene lo stesso. Vediamo quando entra. Ma insomma, non è che funzioni molto bene. Comunque vedete che dovrebbe dare sia la marcescenza che è l'avvelenamento, in teoria. Sì, gli ha dato sicuramente qualcosa, perché è morto successivamente. Allora, se vedete la barra del mio avvelenamento, l'avvelenamento per i nemici funziona allo stesso modo. Cioè, cosa succede? Si carica la barra dell'avvelenamento e quando arriva al massimo entra lo status di avvelenamento. Vedete che adesso il nemico, quel pipistrello, sta prendendo danni di continuo, 771, ed è praticamente morto. Eccolo lì. Quindi con questi buff possiamo, eccolo qua, ha preso l'avvelenamento. Si vede perché è diventato verde. L'avvelenamento non toglierà molta energia tutta in una volta, ma un po' alla volta toglierà tutti i punti vita, fino a quando non cesserà, insomma, di essere avvelenato il nostro nemico, ecco. E questo era l'avvelenamento. Ci sono status negativi che sono ancora peggiori dell'avvelenamento. L'assideramento invece diminuisce il recupero della barra dei nostri avversari e aumenta i danni subiti. Il sanguinamento, una volta che entra, farà una percentuale di danno al nostro nemico basandosi sulla sua vita totale. Quindi anche se le armi ad avvelenamento fanno poco male o ad assideramento fanno meno danni, in realtà una volta che questi status negativi entrano in funzione i danni saranno notevoli. Ho dovuto cambiare la frusta petalo perché non avevo fatto un'arma che causasse assideramento e sanguinamento. Adesso ce l'ho, proviamo questa frusta che dicono ricordare molto Castlevania. Proviamo anche con la weapon art. Ok. Eccolo qua, avete visto il danno da sanguinamento e intanto è assiderato. Quindi gli faremo ancora più danni con l'assideramento. Però avete visto quanta vita è partita nel momento in cui è entrato l'avvelenamento.
adesso è assideramento e adesso entrerà anche il sanguinamento. Forse. Ripeto, ho usato delle armi poco forti e non livellate, perché così si può vedere più facilmente l'effetto degli status negativi. Assideramento, mamma mia, questi entra, si vede che questo pipistrello rispetto all'altro che è la madre ha una difesa più bassa al sanguinamento. Quando entra il sanguinamento sono veramente dolori. Proviamone ancora una. Abbiamo questa che fa avvelenamento e sanguinamento, la flamberga. Quindi la cosa bella, dicevo che con le ceneri di guerra io posso prendere un'arma che abbia già una modifica allo stato, come sanguinamento o marcescenza, e aggiungere... Eccolo qua, ha preso il sanguinamento e ha fatto... scusate, prima l'avvelenamento e poi ha fatto il sanguinamento. Vedete che è una combinazione davvero, davvero letale, avere due status negativi diversi che entrano magari assieme o uno successivamente all'altro. Io vi consiglio di provare questi status negativi e queste modifiche alle armi per quando volete affrontare un boss, visto che i boss sono particolarmente tosti, alcuni da affrontare, e hanno moltissima difesa, e visto che il sanguinamento e l'assideramento sono due ottimi, così come la marcescenza e l'avvelenamento in realtà sono ottimi metodi per fare danno, il sanguinamento secondo me è il migliore, perché avere danno che si basa sulla percentuale di punti vita del nemico è fantastico, e quindi questa cosa vi permetterà di bypassare le difese. A tal proposito vorrei sottolinearvi l'importanza di evitare di utilizzare le armi sacre, o meglio, le armi sacre funzionano molto bene contro i nemici che trovate in giro per le mappe, soprattutto i non morti, gli scheletri, questa gente qui. Però soprattutto i boss di fine gioco, verso la fine del gioco, saranno tutti molto molto resistenti al sacro, e alcuni addirittura assorbiranno una parte dei danni in punti vita. Quindi non solo non gli farete danno, ma gli ridarete anche in parte la vita che gli avrete tolto. Quindi il buff a sacro non è il migliore buff che potete dare alla vostra arma. Potreste andare ad esempio a scegliervi un buff a fuoco o fiammante, visto che sacro è una qualità che scala sulla fede. Se volete rimanere su fede potete andare su fiammante. Al fuoco sono deboli la maggior parte delle creature di questo gioco. Alcune avranno una forte resistenza, ma lo capirete molto molto facilmente. Quindi quando avete problemi con un boss, provate a mettervi sangue, freddo, veleno, o trovare un'arma che dia marcescenza scarlatta e provate ad avvelenarli, diciamo, in questo modo. Dovrebbe essere decisamente più facile la boss fight. Ok, le ultime due spade che vi faccio vedere sono questa di Santa Trina, serve per dare sonno, e quest'altra che è, come si chiama questa? Spada del campione di alabastro. Questa ha un effetto gravitazionale e funzionerà molto bene sui volatili. Per usarla però, visto che è un'arma che ha bisogno di intelligenza, ho dovuto mettermi questo copricapo orrendo. Mentre l'altra causerà sonno. Vediamo questa gravitazionale che cosa fa. Oh, fantastico. E gli abbiamo dato sonno anche. Ok, se colpisco a sufficienza un nemico a cui riesco a causare sonno,
avrà praticamente, resterà alla mia mercé e potrò, oh cavolo, questo è grosso, e potrò terminarlo facilmente. Proviamo a vedere se funziona sonno con questo essere. Eccolo qua, vedete? E adesso dormi, dormi, bel bambino. Va bene, va bene. E abbiamo visto anche il sonno. Op. Perfetto ragazzi, con questo direi che il video si può chiudere qui. Io vi ringrazio per aver guardato questa Eldenciclopedia. Spero che vi sia stata utile. Non so se ci sono ancora degli argomenti che non ho toccato, di cui si potrebbe parlare. Nel caso qualcosa ancora non vi sia chiaro, fatemi sapere, che potrei fare qualche episodio in più. Direi che il prossimo episodio, dal prossimo episodio in poi, mi sposterò sulle build e sulla gestione, quindi, delle statistiche e dei talismani per poter completare le build nel modo migliore. Grazie per essere stati con me e alla prossima. Ciao ciao cari.